Voleva prendere un caffè al bar insieme ai suoi amici, ma è stato cacciato via perché è scambiato per un mendicante. È accaduto a Palermo, in pieno centro, in un bar di via Spinuzza, proprio di fronte al Teatro Massimo. Protagonista della storia, Yacoub Saïd, uno studente universitario che vive in città già da diversi anni, che si è sentito discriminato e ha affidato la sua frustrazione a un post su Facebook. Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo perché sono nero e un nero non si può permettere di sedersi perché secondo il signore, tutti i neri sono dei mendicanti che chiedono l'elemosina, scrive Yacoub su Facebook. Dal post è partito subito il tantram mediatico e si è iniziato a parlare di Palermo, città razzista. Proprio per sciogliere ogni dubbio, noi abbiamo incontrato Yacoub Saïd per farci raccontare cosa sia accaduto in quel bar, dove comunque, a onor del vero, il titolare, capito subito l'equivoco, si è scusato con il giovane. C'erano miei amici all'interno del bar che mi hanno chiamato, dai, vieni, prendiamo un caffè. Quando arrivo direttamente all'ingresso sento dietro di me fuori. Mi sono girato, ho chiesto ma lei sta parlando con me? Ho detto sì, sta parlando con te, fuori. E mi sono avvicinato, io ho chiesto il motivo per la quale mi sta cacciando fuori. Mi dice guarda, è perché ci sono ragazzi mendicanti che vengono qua a elemosinare. E cioè, guarda, lei non mi ha visto fare questa azione, non ha nessuna prova concreta per dire che sono un mendicante. Le scuse sono sempre accettabili e le accetto perché è normale che le scuse vengano accettate, però le scuse non devono essere, devono essere sincere, che queste cose non devono più capitare a qualsiasi persona che sia. Io dico, non bisogna mai generalizzare, non bisogna mai andare direttamente con, come si dice, stretto, non bisogna mai andare dal punto che questo è mendicante, non generalizzare le persone in base alla loro colore di pelle.